Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII, 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica Di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Nuovo appuntamento con Parlano Ti Amo, torniamo a parlare di Sanremo femminile, facciamo con la nostra talent, Venere Tortora, capitano della Ciao a Nautilus. tutti. Allora, è sicuramente una partita spicca tra quelle che si sono giocate in questa giornata, le altre sono state il successo in trasferta della Brizza Cireale 12-10 a Bologna, Cavallo Como 16-10, il Trieste ha vinto di misura sul Bogliasco per 11-10 e poi la Sissi Roma ha travolto la Florenza per 21-6, ma lo scontro principe di questa giornata che ci ha fatto capire qualcosa su questo campionato, è il 13 a 11 con cui il plebiscito Padova si è imposto sull'orizzonte Catania. Una gara che ha visto diversi capovolgimenti di fronte, è partito meglio il Padova, poi ha avuto una fase prevalente la squadra di Martina Miceli e poi all'ultimo il team di Posterio, molto organizzato, molto quadrato, soprattutto difensivamente, ha trovato la vittoria. Allora, sì, il Padova diciamo si è imposto fin da subito col suo gioco. È stata una bella partita da vedere e ovviamente poi chi ha fatto meno errori ha vinto, no? Ha vinto questo match. Diciamo che mi ha impressionato molto il Padova a livello di nuoto, molto preparate. E il Catania l'ho visto un po' più in sofferenza, tanti errori da notare soprattutto le due straniere. C'è Vanda Vali che è una giocatrice ungherese. Di un'altra categoria, il centroboa, lo stesso canadese con 3 gol. Se non sbaglio, a livello fisico è impressionante. E sottolineo anche il fatto di Giusy Citino, che è stato un ottimo acquisto che conosciamo bene e ha dato un grande apporto per, diciamo, arrivare a questa vittoria importante. Sì, spieghiamo, originale di Cosenza, Citino, ha giocato l'anno scorso in Serie 2 con te, Sì. alla Coser, grande campionato, quarto posto, però si è subito stabilizzando in Serie 1, trovando un gol, ha avuto anche delle altre occasioni che potevano aumentare il proprio bottino di rete. Quindi com'è stato? Non so se l'hai sentita, magari con i compagni di squadra prima della Sì, l'ha partita. sentita e era contentissima perché comunque ha fatto una grande partita, si è sacrificata per la squadra, tornando in difesa, ha preso un sacco di espulsioni e si è fatta subito, diciamo, valere in questo campionato. E spero per lei che possa arrivare, diciamo, anche in nazionale perché lo merita. Speriamo, speriamo possa essere questo il suo obiettivo. Padova, come detto, molto quadrato, però ha avuto questo terzo tempo, qui all'improvviso si è smarrito, cioè ha preso dei passaggi a vuoto su tutti in difesa che sembravano poter far propendere per l'orizzonte Catania, poi all'ultimo si è sistemata la situazione, quindi trova questa vittoria, più 3 del Padova sul Catania, resta in classifica e la Sissi Roma ha fatto il suo compito con la Florenzia, quindi coppia in testa alla graduatoria. Allora, il campionato è lungo, perché poi comunque giocare a Catania non è semplice. Ora, se non sbaglio, tra un paio di settimane c'è un altro scontro, SIS-Padova, e, se non sbaglio a seguire dopo le coppe. Quindi sarà un bello scontro. Tanto saranno sempre loro tre, Padova, Catania e SIS a lottare per il primo posto. Vediamo chi arriverà, diciamo, pronta. Una battuta anche sulla zona retrocessione, insomma, zona salvezza, speriamo per le squadre coinvolte, perché c'è stato questo blitz del Brizza Cireale che è andato a vincere per 12-10 nella vasca di Bologna e quindi c'è molto equilibrio in fondo alla classifica con 4 squadre e 4 3 punti, quindi ci vorrà tanto anche per capire fortunatamente chi andrà giù. Sì, io ho visto la partita Bologna-Brizza e Bologna era partito benissimo, era andato a più 4, più 5, poi l'ultimo tempo è crollato, la Brizza ci ha creduto fino in fondo e ha strappato 3 punti fondamentali per la salvezza. Mentre, vabbè, Florenzia ha perso ovviamente con la SIS Roma e Rapallo Como comunque è, diciamo, ha qualcosa in più.
Quindi la lotta sarà 3-4, perché Bologna, Brizza, Como e Florenzia sono le quattro che si batteranno per restare in A1. Ok, quindi vedremo quello che poi succederà nel mese di dicembre. Ci saranno ancora dei turni, poi delle interruzioni sia per la nazionale che anche per quanto riguarda le festività natalizie. Ringrazio quindi Venere Dottola che ci ha assistito, ci ha dato il Grazie proprio contributo anche con alcuni messaggi dal a voi. privato che ci ha raccontato. E ci vediamo settimana prossima per un nuovo appuntamento. Allora, cominciamo a parlare su TripTV di pallanuoto femminile. Siamo qui con tre ragazze della Nautilus che inizieranno nel giro di massimo 2 mesi il loro campionato di Serie B e sentiamo da loro che si presentano e le aspettative, perché tutte hanno un trascorso, diciamo, non è che iniziano adesso. Vai. Allora, buonasera a tutti, sono Jennifer Fraticelli, e pallanuotista da ormai, boh, forse oltre 20 anni all'incirca, e portiere, sì, e nulla, tra 2 mesi più o meno inizieremo questa avventura in Serie B, l'ennesima avventura in Serie B, speriamo che quest'anno sia, Ennesima promozione in Serie A. a parte l'ennesima promozione in Serie A, ma un campo fertile per tutto il settore giovanile. E l'ho detto già, insomma, anche ha dichiarato già altre volte che spero possa essere un anno in cui ci si avvicini maggiormente a questo sport. Vabbè, noi faremo di tutto. Invece passiamo a Pipponzi, il nome. Valeria, buonasera a tutti. Anch'io, difensore centroboa. Anch'io gioco da più di 20 anni. E niente. Speriamo che quest'anno riusciamo a portare queste ragazze a far conoscere questo sport bellissimo e a farle crescere a una nuova promozione. Cicognani, l'ultima. Giulia, Cicognani Giulia. Ruolo, diciamo, un Sì, sono po' gialli. tutte le parti, gialli, diciamo. E io, come dicono loro, anche per le giovani. Quest'anno ci sarà molto campo, diciamo, e speriamo che sia l'ennesima promozione in Serie A2. Metteremo sempre anima e corpo per questo campionato, per gli allenamenti e vedremo. Allenatore, tutto a posto? Allenatore ci crede fino in fondo come noi, ovviamente, e ovviamente c'è da faticare come giusto che sia e vedremo quando inizierà il campionato come va. L'avversaria è più temibile, se la conosciamo. No, domanda sbagliatissima proprio per me. No, l'avversaria più temibile Vedo è la Gepi, sì. Credo sia la Gepi, però dovrebbero essere squadre piuttosto di Roma, una squadra di Roma, però dovrebbero essere delle squadre piuttosto fattibili, eccoci, con la nostra formazione dovremmo riuscire in maniera tranquilla, sì. Non dico quante squadre sono perché ancora non lo sappiamo, e No. quindi buon allenamento e buona fortuna. Grazie mille. Grazie, Okay. alla prossima. Allora, per completare questa prima panoramica sulla l'universo femminile, Alberto Braccini, che è il Deus ex machina, se parliamo in latino, della femminile. Per cui quest'anno nuovo reinizio dalla Serie B, un assemblamento di tre gruppi, quelle che c'erano, le giovani e quelle che sono arrivate, e chiaramente l'obiettivo sarà la promozione. Ma sicuramente l'obiettivo sarà la promozione. E hai detto bene, c'è un bel mix, ragazze giovani, come le chiamiamo noi le veterane, e lavorano insieme, lavorano bene. Cominciamo come stasera che incontriamo i Castelli a fare qualche partita di allenamento. Abbiamo già incontrato la SIS e quindi ecco, speriamo bene. Aspettiamo che inizi questo campionato di Serie B, ancora non c'è una data certa, sicuramente cominceranno prima le giovanili, la 16 e la 18 e poi di seguito appunto la Serie B. E siamo contenti, lavorano bene e quindi io credo che alla fine Faremo vedere, noi il saremo a vostra risultato sarà fianco. ottimo.
ma noi ti ringraziamo di rivederci, di rivederti al nostro fianco, insomma, ecco. D'accordo, grazie.